gli alberi raccolgono dal sole un'energia identificata con mezzo watt, 1 watt al metro quadro. L'eolico tradizionale è intorno ai 4-5 watt al metro quadro. Il fotovoltaico è in grado di raccogliere dal sole una media di da 10 a 20 watt al metro quadro. Il Kaizen risulta poter arrivare addirittura a 250 watt al metro quadro. Una farm di STEM in un piccolo territorio può produrre l'energia di una centrale nucleare. Questo ragionamento è automatico appena si sa che cos'è il Kaizen e quali sono le sue potenzialità. Questa macchina è dimensionata per i 3 MW. Quando raggiungerà la piena potenza, sarà in grado di alimentare una cittadina di 20 o 30 mila persone. Le simulazioni dicono che siamo a 1/10 del costo del nucleare a parità di produzione. Qui ci saranno delle piante, ci saranno delle piante da fiori, sarà un posto anche bello da vivere. Questa nuova opportunità che sempre più persone stanno capendo, sempre più iniziative si stanno allineando intorno all'eolico troposferico perché non venga foraggiato in modo degno è una domanda che ci si dovrebbe fare. L'Enel, a livello di pubblicità sulle rinnovabili, ha speso delle cifre che di ordini di grandezza superiori a quelle che sarebbero servite per convincersi se il Kaizen è un'opportunità o meno. Io ormai sono convinto che la mancanza di comprensione dal punto di vista cognitivo sia una scusa dei vari stakeholder, delle varie istituzioni per non dare seguito a questa idea. I vetri saranno un regalo che verrà fatto alla macchina una volta che inizia a guadagnarsi a sufficienza, dei soldi per poterseli permettere. Allora, io penso che ogni tanto si debbano fare delle decisioni, si debbano prendere delle decisioni chiare con se stessi. Io mi ricordo che un giorno, appunto, pensando, e adesso cosa faccio? Cosa faccio fare alla mia azienda? Cosa portiamo avanti, visto che avevo anche una consapevolezza di un andamento non positivo, di un andamento ormai senza speranza per le generazioni future, perché tutto si sta esaurendo, tutto sta arrivando al limite di sopportazione. E proprio mi ricordo che mi sono detto, adesso basta fare cose che sono un po' delle stupidaggini. È il momento di pensare a qualcosa con una valenza collettiva e sociale. E chiaramente per l'esperienza e per le cose che sappiamo fare, l'energia è risultata la cosa più importante a cui rivolgersi. La fame del mondo dipende principalmente dalle caratteristiche dell'energia che oggi è disponibile sul pianeta, ovvero dai combustibili fossili. È un'energia che porta a delle ingiustizie, non si può che essere infuriati ogni volta che si capisce che 1 miliardo sono sottonutriti e altri 3 miliardi sono malnutriti a questo mondo, ma soprattutto non hanno il diritto al pieno sviluppo intellettuale. L'eolico troposferico è un giacimento che può essere raccolto da
organizzazioni locali che gestiscono questa energia, che non sono ricattabili a livello geopolitico e geostrategico, mettere a disposizione energia, e quindi con l'energia la conoscenza, la diffusione delle informazioni, la possibilità di non soffrire la fame, la possibilità di avere l'acqua, perché energia vuol dire produrre acqua in quantità, vuol dire poter recuperare dei terreni in degrado. Alle persone coinvolte, alle organizzazioni coinvolte è costato veramente carissimo in termini di ore di lavoro, di impegno e di denari. Ma se confrontiamo questa spesa che abbiamo fatto rispetto alle dimensioni del problema, possiamo assolutamente dire che è costato uno zero assoluto. Cioè, oggi stiamo offrendo al mondo una soluzione che ha un valore annuale che può essere, che si avvicina alle migliaia di miliardi di euro annui. L'energia nucleare a livello scolastico, a livello di facoltà, a livello di atenei, ha ancora una grande importanza, rilevanza. Io considero che il Caigen, visto che offre opportunità simili se non molto superiori al nucleare, avrebbe diritto di vedersi innescare un processo culturale. Caigen ha i numeri in grado di dare lavoro permanente a centinaia di migliaia di persone. Io dal mio punto di vista ho già avuto tutto il successo, mi ero posto come obiettivo quello di dire: esiste questa opportunità, questa cosa sta movimentando nel mondo un incredibile seguito. Fino adesso le istituzioni sono rimaste un po' latitanti, tutti si aspettano, ma vediamo come funziona, poi ci pensiamo. No, il modo giusto per trasformare il Caigen in una vera iniziativa economica è quello di sapere che esiste, sapere come funziona, di cosa ha bisogno e agire. Un ausilio, una protezione, un finanziamento, ma proprio perché il Caigen può rappresentare tanti posti di lavoro, può rappresentare una svolta alla crisi economica. Penso che il Caigen sia veramente il regalo migliore che si può fare al genere umano in questa fase storica.